Buongiorno, questo è Frenaus e voi siete a un nuovo appuntamento con la liturgia del giorno, giovedì 14 ottobre 2021. Abbiamo dedicato uno spazio abbastanza consistente alla prima parte della lettera ai Romani, oggi arriviamo un po' a quel cuore del capitolo terzo dove ci sono alcune espressioni veramente molto importanti, dove l'Apostolo Paolo riprenderà il concetto della sua tesi, cioè la manifestazione della giustizia di Dio, e ci dirà in positivo che cosa si è manifestato nel Vangelo, no? Ricordate 1:16-17, in esso, cioè nel Vangelo, si manifesta la giustizia. Ebbene, ci racconterà il contenuto di questa giustizia, quindi un testo decisivo, direi, molto molto importante, non soltanto per la comunità di Roma che ricevette questo scritto, ma poi per tutta la cristianità successiva. Il testo che abbiamo oggi è il capitolo terzo, i versetti 21-30. Dopo aver esplicato la sua tesi in 16-17, Paolo conduce due dimostrazioni, una che mostrerà come i pagani sono sotto l'ira di Dio e come anche i giudei, pur avendo ricevuto la legge, non avendola osservata, sono anch'essi sotto l'ira di Dio, perché in realtà vero giudeo e vero circonciso è chi lo è nel cuore. Certo, Paolo alla fine del capitolo secondo ha spiegato come tutto questo sia moralmente attribuibile sia a pagani che a giudei, che non hanno raggiunto la giustizia e li ha posti sullo stesso piano. Il capitolo ottavo all'inizio cercherà di riequilibrare un po' alcune cose e porterà una serie di dimostrazioni bibliche dal versetto 9 al versetto 20. Qui invece riprende in positivo l'esposizione della propria tesi e la sviluppa completandola. Quindi vediamo con attenzione che cosa dice. Indipendentemente dalla legge si è manifestata la giustizia di Dio, eccoci, testimoniata da legge e profeti, giustizia per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. Ora, questo primo passaggio è molto importante perché definisce l'accesso, cioè il ristabilire il nostro rapporto con Dio su un piano di giustizia. All'uomo non è dato. L'affermazione di Paolo è chiara: giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo. È Gesù Cristo che ristabilisce, riallinea, ci mette nelle condizioni di essere davanti a Dio, nella possibilità di essere in una relazione giusta con Lui. Stop! Questo si compie mediante una porta precisa che è la fede, cioè la fiducia in Lui. Noi ci affidiamo a Gesù Cristo per quelli che sono credenti, che credono in Lui. Tutti coloro che invocano il nome del Signore come Signore della loro vita. Quindi la qualità del nostro fidarsi e del nostro affidarsi a Gesù Cristo è ovviamente il punto di partenza. E fa subito un commento. Infatti non c'è differenza, perché tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati per la sua grazia per mezzo della redenzione che è in Gesù Cristo. Qui spiega semplicemente quello che ho detto fino a questo momento, cioè si sono messi peccando in una condizione lontana da Dio e irreparabile, se non per grazia, per dono gratuito. Aspettate. Adesso ci spiega lo strumento, cioè la modalità con la quale Dio in Gesù Cristo ha riconciliato l'umanità a sé. E dice, è Lui, cioè Gesù Cristo, che Dio ha stabilito apertamente come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue. Capite che qui sono espressioni teologicamente molto complesse, però che cosa ha dinanzi l'Apostolo Paolo? Questa espressione, che in greco è l'ilasterion, ed era il caporet ebraico, cioè era il coperchio d'oro che stava sopra l'arca dell'alleanza. Tradotto strumento di espiazione, ma insomma il propiziatorio vero e proprio, no?
Una volta l'anno, così descritta la liturgia in Levitico 16, il sommo sacerdote entrava dopo una serie di purificazioni particolari spruzzando il sangue su questo propiziatorio, pronunciando il nome impronunciabile di Dio, e lo Yom Kippur, il giorno della purificazione, una volta all'anno Dio purificava il suo popolo. Ecco, Paolo vede compiuto lo Yom Kippur, la vera purificazione una volta per sempre, ma non nella figura liturgica dell'Antico Testamento, ma nella vita stessa di Gesù Cristo, con una grande differenza, cioè dice nel suo sangue, quindi non il sangue di un animale, ma nel proprio sangue, cioè nella propria vita donata, sparsa, al fine di manifestare la giustizia nel tempo presente. Ora, che cosa significa? Significa che avendo donato questo strumento di redenzione e di mediazione, ha messo tutte le genti in grado di essere, usiamo una parola moderna, felici, di poter arrivare al compimento, alla felicità. Dov'è il vanto? È stato escluso. Da quale legge? Da quella delle opere? No, dalla legge della fede. Noi riteniamo che l'uomo è giustificato per fede in Gesù Cristo, indipendentemente dalle opere della legge. L'uomo non può fare nulla, anche se è bravissimo, nel momento in cui viene giustificato. Ma qui c'è un problema. E dice, allora, Dio mi giustifica gratuitamente, poi io vivo come un malandrino, come mi pare, e Dio mi salva. No. E dov'è l'inghippo? Dov'è la faccenda che non funziona? L'inghippo è semplice. Un conto è l'avermi da parte di Dio messo nella condizione di poter essere salvato affidandomi a Lui. Un conto è nel cammino della mia vita venire meno alla fede in Gesù Cristo. Questo fa parte del cammino. E tanto è vero che Gesù Cristo nella sua predicazione più volte ha raccomandato che cosa? La perseveranza e la vigilanza. Questo fa davvero la differenza. Il Salmo 129-130 fa pregare con grande fiducia il fedele peccatore. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle, l'aurora. Il Vangelo di Luca finisce questa meravigliosa scena andata molto male. Ormai 2 giorni fa l'abbiamo iniziata e qui ne abbiamo gli sviluppi. E qui vedrete che saltano fuori dei sentimenti non tanto belli. Comunque noi ci fermiamo, ascoltiamo questo Vangelo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: «Guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché a questa generazione si è chiesto conto del sangue di tutti i profeti versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare, voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie, per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Questa scena come si conclude? Gesù ne ha avute anche per i dottori della legge. Continua e dice: guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi, così testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Dopo aver finito tutta questa filippica, aggiunge: guai a voi dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non vi siete entrati e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Avete usato il vostro ruolo con una funzione di potere
che ha impedito a chi lo voleva di entrare. Che cosa succede? Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. E qui facciamo il pandan. Attenti alle minute, perché non ti lavi le mani? Gesù che gli dite, siete ipocriti, state attenti a queste minute e non siete attenti all'amore di Dio e alla giustizia. Amate i primi posti e nel cuore, ecco qua che cosa tenete, la violenza. E nel momento in cui siete scoperti, agite in maniera violenta. Da un certo punto di vista Gesù mette in guardia, ci mette in guardia, perché c'è poco da fare quando quel desiderio è così grande, ti porta a travolgere tutto, a travolgere gli affetti, le relazioni, e questo è un grandissimo rischio che dobbiamo sempre tenere presente. Attenzione, purtroppo invidia e gelosie sono soltanto epifenomeni, sono manifestazioni di una violenza profonda che c'è nel cuore, disposti a far albergare in noi sentimenti assolutamente negativi, ma che producono quello che intuitivamente capiamo, cioè l'abbattimento dell'avversario. È pericoloso, è molto rischioso. Dobbiamo fare veramente attenzione e nel nostro cuore tenere lucida questa posizione, e cioè la vera fratellanza non ha nessuna connivenza con questa roba qua. E possiamo avere anche le idee più importanti del mondo, i ruoli più importanti del mondo, anche dal punto di vista religioso, ma se nel cuore c'è questa violenza, dallo Spirito del Signore siamo molto lontani. Ecco, certo, una scena finita male, avete visto, dal versetto 37 fino al versetto 54, insomma, abbiamo dedicato diverso tempo, questi 3 giorni, a commentare questa scena. Ma Gesù ha un po' messo il dito nella piaga e ha fatto emergere con attenzione quelli che possono essere veramente i problemi da cui tenersi molto molto lontani. Abbiamo finito anche oggi, io vi do appuntamento domani, vi ringrazio.